Watte a tutti Shurma e benvenuti ragazzi in questo nuovissimo episodio su The Evil Within 2. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno 25 like per questo nuovo video. Ed eccoci qua di ritorno dopo che la volta scorsa finalmente eravamo riusciti a raggiungere l'hotel ragazzi, dove dopo abbiamo incontrato Hoffman, la quale c'era un dispositivo che ci permetterà di attraversare le fiamme dell'inferno che caratterizzano la dimora di padre Theodore, il prete indemoniato che conosciamo tutti benissimo. Allora, visto che siamo qui, direi di dare un attimo uno sguardo al potenziamento delle armi per vedere se ci posso fare qualcosa di carino. Ma la potenza di fuoco del fucile a pompa non costa tantissimo, direi che la prenderemo. Anche questa la comprerò, ragazzi, non pensavo costasse così poco. E che è difficile, ragazzi, quando ci sono tante armi da dover potenziare, non avere tante parti per potenziarle è davvero difficile scegliere. Allora, direi che per adesso il potenziamento lo lasciamo così. Vediamo cosa, ragazzi, possiamo crearci, perché sono uno scemo qualsiasi che saluto, di cui dimentico sempre il nome, purtroppo mi ha scritto: preparati per il prossimo episodio perché dovrai essere rapida e letale, mi ha detto. Per cui io mi armo per bene, mi compro tutte le munizioni che ritengo di dover comprare. Per cui direi che va bene così, ragazzi. Va bene così. Non so quanto mocciolo ho. 25.000, interessante. Andiamo da Tiziana Joy. Cerchiamo di prepararci per bene perché non ho la minima idea di cosa ci aspetterà, ragazzi. Questo sembrerebbe abbastanza interessante, ragazzi. Aumenta la velocità di recupero della salute dopo uno stato critico. Costa 3.000, direi di comprarlo. Dopodiché, anche questo sembra interessante. Aumenta la quantità di salute rigenerata dopo uno stato critico. Direi di prenderlo. A questo punto, ragazzi, direi di utilizzare questi 12.000 moccioli e aumentare al massimo il livello della barra vitale. È arrivato il momento, ragazzi, di comprarlo. Per cui per adesso direi che siamo messi abbastanza bene, abbiamo comprato tutte le munizioni di cui avevamo bisogno, non ci resta che tornare, ragazzi, indietro, che possiamo dirigerci fuori, suppongo che sia quello che dovremmo fare. Non so se mi devo sta portare presso quell'affare lì. Pensa proprio di sì. Sto per ardere vivo. Ok, Hoffman, dammi qua quell'aggeggio, cioè Sei penso pronto, io. Sebastian? Sì. Uff, andiamo ragazzi, sì, sono pronto. Ok, Hoffman, facciamolo. Let's do it! Ti seguo. Ti seguo? Dici che mi guardi le spalle? Mi devo fidare? Va bene, dai, diciamo di sì. Un momento epico, raga. Perlomeno importante. Devo azionarlo da qui. Dovrebbe proteggerci dal fuoco, ma non impedirà a quei mostri di attaccarci. Perché l'avrei Non temere, ci penserò immaginato? io. Ci avrei giurato. La va o la spacca? Forza e coraggio, Hoffman. Wow. Ma questa sì che è una figata, eh. Questa è proprio una Funziona. figata. Cerca solo di restare nel raggio d'azione. Andiamo. Ci proverò. Il problema è Non vedo che. niente con tutte queste fiamme. Ok. Tieni d'occhio quei mostri e seguimi. So la strada. Ok. Sì, va bene, però il problema, ragazzi, è che dovremo difendere Hoffman mentre avanziamo verso la fortezza. Arriva uno. Lo so, stai tranquilla. Ah, qua c'erano pure dei colpi, ovviamente. Ah, lei ha dei colpi. Perfetto, perfetto. Prendiamo il mucciolo. Rapidamente save, perché non sappiamo. Un altro. Guardati le spalle, Hoffman. Oh, oh. Ci sei tu. Per quello ci Bene, so io. sono dappertutto. Ah, porca vacca. Ok. Dobbiamo cercare di mantenere la calma, ragazzi, perché questo potrebbe essere un problema. Per fortuna Hoffman ha con sé. Ah, la croce tua madre! Ha con sé diversi colpi per pistola, che ovviamente ci aiuteranno. Oh, merda. E che veramente. No, no, mi sa che quando sono fuori non serve. Ok, posso schiacciarlo? Posso schiacciarlo? Ah, ho già l'ammazzato. Pensavo di no. Aspetta, Hoffman, andiamo a prendere il mocciolo! Madonna santa, Quanto manca? stavo per andare a fuoco. Sembra più lunga ora che siamo in mezzo. Vuole tenerci fuori?
Bene. Significa che ha paura. Sì, ha paura. Seb, cerchiamo di rimanere coi piedi per terra e di non pensare a troppe stronzate. Che è un momento abbastanza critico, direi. Madonna santa, c'erano tutte queste fiamme del... Non fermarti. Che sta succedendo? Ci siamo quasi. Aspetta, lo stabilizzatore ha qualcosa che... Ecco, fa... guarda caso. Ci sto lavorando. Ci sto lavorando. E mori, la conce tu madre. Sì, le ho viste già le munizioni, stai tranquilla. Oh merda, non sarà facile, ragazzi. Non sarà facile, ricarica in fretta Seb, perché ho una pessima sensazione al riguardo. È a posto, muoviamoci. Ok, sto qua ad aspettarti. Ok, andiamo avanti così. Che cosa c'è? Ok, cartucce per cucire, giusto quello che ci serviva. Polvere da sparo. Siamo pronti. Qua c'è una cassa della Mobius. Possiamo aprirla? Possiamo aprirla? Ok, ok, dardo congelamento. Stai già pentendo? È la mia occasione per redimermi per quello che ho fatto a Lily. Oh. E a tutti gli altri che ho fatto entrare nello STEM. Perciò no, non me ne pento. Ok, però, madre mia, sembra storia infinita. Quanto è lunga sta strada? Dove cavolo si entra? Dov'è l'ingresso? Oh! Guarda il figlio della mignotta che si parava la faccia. Pezzo di merda lurido schifoso che non sei altro. Oh oh, da dove vengono? Certo, te ragazzi, non capisco davvero da dove arrivano i rantoli. Ok, continua così. Stanno andando a segno, ragazzi, tutti i colpi critici, per cui vengono fatti fuori all'istante. Questa cosa ci piace, ci va bene. Siamo vicini all'ingresso, spero. Mi auguro, una prova quanto cavolo erano profonde ste fiamme. Questo è veramente l'inferno, ragazzi, eh. Guarda, sto bruciando. Dobbiamo resistere. Ui, ecco, di nuovo. Che succede? Di nuovo. Un altro problema. Aspetta. Eh sì, vabbè, stiamo qua. Stiamo qua a giocare. Dov'è? Cioè, raga, veramente non si capisce. Non si capisce. No, eh. Madre mia! Hoffman, muoviti per l'amore del cielo. Ok, per fortuna. Per fortuna. Ok, che ci stanno dando anche cartucce per fucile, perché Hoffman, mi si cominciano a sciogliere le scarpe. Come la mettiamo? Ci siamo? A posto? Ho fatto. Tale. Oh. Dobbiamo andare. Ora. Dai, su. Corri. Corri. Pure tu devi correre, però. Oh, ci siamo quasi. Si sta per presentare un grosso problema. Merda. No, ma no. Ma Seb, fai qualcosa. Palle. Pure lei si è sacrificata per aiutarci. Mi dispiace, Yukiko. La pagherà. Lo prometto. La pagherà, lo prometto, ok. Siamo appena entrati nel capitolo 14. Alla fine sono rimasto da solo. Bruciare ma l'altare. Non riuscirà a fermarmi. Entra nella fortezza di Theodore per affrontarlo. Bene, è stato brutto, ragazzi, perché
cioè quella che ci ha accompagnato fino alla fine, e alla fine ci ha dovuto rimettere la pelle, poverina, pur di aiutarci. Quindi sì, è stato brutto, diciamoci la sincera verità. Vediamo un po' cosa troviamo qua intorno. Qua c'è un'erba che sempre può tornare utile. Di qua, allora, c'è una bottiglia. Qua cosa c'è? Allora, là c'è niente. O c'è qualcosa? No, c'è niente. Qua non possiamo... Ok, vabbè, prendiamo la bottiglia così totalmente a caso. Qui c'è del sangue, giusto per mettercene un po', perché tanto, insomma, fa sempre bella figura. Prendiamo le parti di armi. E qua intorno sembrerebbe, ragazzi, non esserci più niente. Allora, qua c'è della polvere da sparo, attenzione. E più avanti mi puzza tanto. Diciamo che sì, questo posto è arredato in maniera abbastanza inquietante, Theodore. Come sempre dimostri il tuo gran gusto per l'arredamento dei posti in cui ti rinchiudi. È davvero bellissimo, va bene. Aprirò la porta. Ok, la cosa si sta facendo... Lo ripeto, sempre più inquietante la... Sebastian. Sì. Sì. Sono qui. Ma questa volta è diverso. Non te ne andrai. Non te ne andrai. Non ce ne andremo. Cioè, oddio, dove devo andare? Allora, adesso incominciamo, eh. Non sapere dove caspita dobbiamo andare. Allora, qua c'è niente. Però, qua anche possiamo andare. Forse qua. Ok, qua c'è uno specchio, ragazzi, per cui avremo accesso alla stanza di Sebastian. Ok, abbiamo ampliato la sacca, ragazzi, per le munizioni di fucile d'assalto. Qua c'è dell'altra polvere da sparo. Qua ci sono delle parti di armi. Qua ci sono munizioni per pistola. Direi di tornare e andare a salvare, perché potenziare adesso già non so se ha tanto senso. Torniamo indietro. Meno male che ho avuto la buona idea di fare prima un salto qui. Allora, pure qua c'è una porta, però non so come. Tac, è permesso. Oh Gesù, Giuseppe e pure Maria, oserei dire. A me questi qua, ragazzi, sinceramente non me la contano tanto giusta, per cui... Però la testa non gli salta, ragazzi, per cui piuttosto che continuare a sprecare colpi, direi di aspettarci, insomma, di prenderci un infarto 2. Scusa, amico, so che era quello che ti teneva su, però fa niente. Non vi dispiace, vero, se prendo le cose che sono qua intorno, no? Va bene, ciao ragazzi, è stato un piacere vedervi e conoscervi, come sempre. Va bene, ragazzi, torniamo di qua e addentriamoci in quest'altra porta, perché tanto di là non potevamo andare da nessuna parte, per cui non ci rimane che entrare qui. L'è permesso? C'è nessuno? Sono armata? Fino ai denti, eh? E non ho paura di usare le mie armi. Vi avverto. Merda. Non ce la farai. Come l'ultima volta che hai cercato di salvarla. Dannazione, non mi entrerai nella testa. Lo sta già facendo, Seb. Te ne rendi conto, Seb? Che già ti è entrato nella testa, perché tu sei all'interno della sua fortezza. Come pretendi che non ti entri nella testa? T'ha appena mostrato la scala per il paradiso, che però non sembrava proprio conducesse al paradiso, era rossa come l'inferno. Per cui, cioè, stai vivendo già delle allucinazioni, Seb. Te ne rendi conto, Seb? Ah. Oddio. Ah, merda. Ecco qua. Allora, questo mi sa che è più grosso, ragazzi. No. La tua determinazione striscerà davanti a te. Oh. I miei difetti distruggeranno. Che palle, ragazzi. È uno di quei momenti in cui bisogna far fuori tutti quanti. Ecco, ovviamente non posso ucciderlo se ha le fiamme dell'inferno addosso. Ecco, mi ha sentito, vero? Mi hai sentito? Se non mi vedi, è grandioso. Ecco qua,
vaffa. Ragazzi, certe volte però potrei... oh merda, miseria. Potrei dire qualche parolaccia, capite? Dalla sua soddisfazione! Porca vacca, adesso mi verranno tutti addosso. Ah, aspettate, aspettate. Ecco, tu muori. Cioè, no, soltanto uno ne ha preso. Che sfiga! La conce tu madre, la conce tu madre. Le faccio così? Tac, non gli va niente, ragazzi. Non gli va niente. Oh, merda, ma quanti ne sono? Quanti... spara, Seb! O vuoi aspettare che... Ecco. Aspetta che ricarico. Ok, aspetta lì. Bravissimo. Bravissimo. Sei stato meraviglioso. Cioè, più di così non ti posso fare complimenti. Ok, eravate solo voi. Sapete, ragazzi, che di solito lo stealth non è il mio forte, ma questo era tipo chiarissimo. Cos'è? Che è successo? Cosa ho fatto? Ok, cioè tutta sta animazione per prendere un chiodo? Davvero mi stai a dire? Allora, ci deve essere, ragazzi, un qualche... Che sta succedendo? Ah, ce n'è uno lì. Ci deve essere qualche meccanismo di sta cippa per aprire quella porta. Questo mi pare più che ovvio. Insomma, perché se no... Infatti qua c'è una leva. Ah! Sorpresa! Pensavo di farti una bella sorpresa, invece... Per niente. Ah! Ma quando succede questo, ragazzi, è sempre così meraviglioso. Il fatto che lo colpisco l'attimo prima che mi distrugga la faccia è bellissimo. Allora. Una... Ah! Era qua? Era solo questa? Oh, Gesù. Sì, giustamente... I guardiani ci dovevano stare, insomma. Mi sarebbe sembrato strano il contrario. Va bene. Ragazzi, sto arrivando. Non vi arrabbiate? Oh, merda. Il lanciafiamme mi sa che non è proprio il caso, guarda. Direi proprio di no. Ok, quello congelante sarebbe bellissimo. Ok, li ha congelati entrambi, fantastico, fantastico. Questo è stato così fantastico che più che dire fantastico non posso dirlo. Sì, scusa, stai fermo lì? Oh, peccato, pensavo di non farti soffrire. Prenderò il tuo bocciolo comunque, d'accordo? Anche se non so se sarà molto utile. Allora, la strada ce la siamo aperta, ragazzi. Ah, e che so scema secondo che te? Volete tutti controllare Union? Non è nemmeno reale. Union è meglio della realtà. Union è la Nomos. Le loro menti sono connesse. Chi controlla la Union controlla la Nomos. E chi controlla la Nomos controlla il mondo. Se pensi che aiuterò uno stronzo come te a distruggere degli stronzi come loro, sei più pazzo di quanto sembri. Eh già, sei proprio fuori come un balcone. Proprio. Cosa c'è qua? Oh merda, sento già degli urli strani. Va bene. Un po' di pazienza, ragazzi, che arrivo subito da voi. Yeah! Io non attraverso il fuoco come voi, mi dispiace. Sì, dai, però. Oh. Scusate. Ragazzi, guardate che ho sentito, non giocate a nascondino con me perché non funziona. Ve lo dico proprio con una semplicità imbarazzante. Qua cosa c'è? Toc toc. È permesso? C'è nessuno qui? Allora, cosa dirà mai questo foglio? I giorni della Mobius saranno contati. Certo, Theodore, certo, tu continua a rimanere nelle tue convinzioni totalmente malsane. Perfetto, ragazzi, direi di andare a salvare, perché probabilmente non avremo altre occasioni. Per cui, ok, salvata la partita. Non so se potenziarmi, sinceramente. Forse è meglio crearsi dei proiettili, raga.
Ok, questo ci siamo. Questo ci siamo. Dardo congelante anche, direi di usarli, perché qua ci stanno le fiamme dell'inferno, meglio di così. Perfetto, andiamo. Va bene, meno male che ragazzi ho esplorato di nuovo, perché se no non avrei mai trovato la stanza per salvare la partita. Per cui, torniamo indietro, andiamo da questa parte. Infatti mi ha appena salvato la partita, un motivo ci sarà. Infatti, un motivo ci sarà. Perfetto, meno male. Ok, ecco fatto. Scusate, oh Gesù, l'intrusione. Non vorrei essere, oh merda, di troppo disturbo, sai. Però io devo proprio passare di qua. Non, oh merda, quanti caspita ce ne sono. Questo potrebbe essere un grosso problema. Allora, ecco, qualcuno di loro mi ha già sentito. Come sempre sono una maga dello stealth, ragazzi. Continuerò a dirlo, a ripeterlo. È magica questa cosa. Abbiamo ampliato la sacca. Oddio. Oh no. C'è uno di quelli, raga. Oh merda. Non so da che parte sia peggio andare, sinceramente. Sei di qua? E vabbè. Sì, vabbè. Ok. Tu muori e pure tu effettivamente, sai, dovresti fare gentilmente la stessa fine. Dov'è? Che mi sto cominciando ad alterare. Dov'è? Mamma mia che giro del demonio mi hai fatto fare. Oh, e scusa, ma ho pure sparso le sue budella addosso. Allora, polvere da sparo, prendiamola. Di qua possiamo andare, possiamo tirare questa leva. Gesù, Giuseppe, pure Maria. Oh merda. Vabbè. Ok, vabbè, va bene. Con calma, la conce tua madre, metta la merda. Vabbè, li avevo congelati tutti e due. Ovviamente è dovuto andare tutto a quel paese, perché quell'altro pezzo di merda mi è arrivato addosso. Va bene. Ok ragazzi, se venite qua mi fate un grosso favore, perché vi congelo tutti. Vedete? Vedete, se vi avvicinate qua mi fate un grosso favore. Ok. Ok, almeno due di loro. Che cavolo. Almeno due ragazzi sono riuscita. Cucù. Sono riuscita. Che cavolo. Oddio. Ma è un'invasione. Perché non me ne andate al diavolo? Dico io, no? Che ci siamo già abbastanza vicini. Sì, sei intelligentissimo. Intelligenza, direi, imbarazzante. Che c'è manca? Vieni qua, vattene a cagare pure tu. Che palle. Sto cominciando a stufarmi, di tutti voi. Allora, prendi tutto quello che c'è da prendere. Mi sa che ci conviene curarci, ragazzi. Perché... Ah, Gesù. Siamo già quasi a metà vita. Ok. Ricarica pure Seb. Non so dove ci starà portando tutto questo, effettivamente, però... Ok. Chi c'è di qua? Qualcun altro? Qualche altra bella sorpresina? Tanto ormai... Mi aspetto di tutto qua. Vabbè, non so manco io effettivamente, ragazzi, qual è la direzione dove andare. Però immagino che sia di qua. Immagino io, supposizione chiarissima. Dai, ok. Perfetto. Oddio, qua non mi piace. Qua non mi piace per niente. Sì. Morto? Non so se è morto. Dovrebbe essere morto. Solo che non so cosa sta succedendo. Ah, stanno scendendo le scale. Ho capito. Sì. Oh! Madre mia. È un incubo che finirà presto, mi auguro. Oddio, ma devo tirare qualche altra leva. Penso di aver visto un'altra leva, ragazzi. Non so perché.
Ma l'ansia mi sta giocando con gli scherzi. Ok. È morto? No, non è ancora morto. Ok. Adesso sì che è morto, perfetto. Possiamo andare di sopra. Anche se non mi ispira per niente andare di sopra. Facciamoci la verità, infatti. Vedi? Io avrò un'ultima possibilità. Ancora? T'ho detto de no! Altrimenti resterai attrappolato nella tua mente tormentata. Non scendo a patti con te, amico. Oh merda, punto di risonanza, what the fuck? Vabbè. Perfetto ragazzi, si è creato un punto di salvataggio, un motivo ci sarà. Probabilmente quello che ci aspetterà più avanti non sarà tanto piacevole o non sarà tanto facile da affrontare. Per cui io salvo qua la partita, ci ritroveremo esattamente da qui la prossima volta. Non ho la minima idea di cosa ci aspetti. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione e obdoscio a tutti ragazzi, ciao! Vi ricordo ragazzi che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!